Buon sabato a tutti, amici di Casalotto. Allora, ben ritrovati a una nuova puntata, quella che viene prima dell'estrazione di questa sera alle 20. Vivremo la nona estrazione di febbraio, quindi già è un'estrazione che mi piace con questo numeretto 9, speriamo bene. Quindi ascoltate attentamente i consigli di Marco e di Lio se non l'avete fatto appunto in questi giorni. E intanto in bocca al lupo già da adesso, eh. Ciao! È Beh, è tanto tanto che non ci tempo, vediamo. Ciao, ciao hai Clara, un buon sabato pomeriggio a te, un buon sabato ovviamente a tutto il pubblico di Casalotto e ci siamo. Come giustamente ricordavi, questa è l'ora che precede, tra qualche ora la nona estrazione del mese, estrazione importante. Ci aspettiamo ottimi risultati e allora prontissimo a portarvi quelli che sono dei piccoli piccoli consigli. Non ci sono aggiornamenti, quindi le tre traiettorie che abbiamo già visto questa mattina, ieri sera e ieri pomeriggio, le rivediamo insieme. Attenti perché torneremo a parlare della TV, tra poco. Eh sì, poi parliamo della TV, perché come leggete qui sotto, lo ricordiamo ancora una volta, se per caso avete dei problemi di ricezione, quindi non ci vedete bene o magari spariamo Cambiate completamente, paese. no, Sì, sì. allora non so se avete già cambiato comunque il televisore o comprato il decoder, lo dovete fare comunque, ma se a noi non ci vedete o ci vedete male, andate a cercarci su YouTube, quindi nel web, su YouTube, cercate Casalotto TV e lì ci saremo sempre e magari vi diremo appunto cosa succede. Però, come hai ricordato anche tu in questi giorni, non è che ci saranno dei cambiamenti enormi, magari non so, invece del 15 passiamo al 14 o qualcosa del genere, ma ci saremo sempre, loro ci saranno sempre per la vostra Mi gioia. dispiace, guarda, mi dispiace davvero. No, vabbè, insomma, è molto semplice, l'abbiamo già detto, occorrerà un po' di pazienza, perché poi in realtà in questi 10 giorni è successo, mi vengono in mente alcuni paesi della Bergamasca dove praticamente Sette Gold non c'è più, risintonizzano e non vedono, nel Varesotto, insomma, ci sono, no? Insomma, è un po' un bordello, quindi insomma, sopportiamo fino all'8 marzo. Intanto noi appunto iniziamo a dirvelo perché può succedere, no? Che magari oggi ci vedete e da domani cambia la frequenza, allora o anticipate, però adesso ancora non funziona così, quindi risintonizzate la televisione, se è troppo vecchia, l'abbiamo già detto, o si cambia la televisione o si piglia il decoder, poi comunque dall'8 marzo, e questo lo faremo già nella prossima settimana, vi diremo esattamente lo spostamento dei canali, che come diceva Clara è minimo, non è che se oggi in Lombardia siamo al canale 15 ci metteranno al 7700, no, dovremmo finire al 12 o 13, insomma ci sono piccole differenze, comunque sempre tutto ragionevole, 7 gold ovviamente rimane. Quindi c'è questo cambio in corso, un po' di pazienza, Sì, ecco. infatti, però sai che molti amici che hanno scritto, soprattutto dalla Sicilia, da quelli che ricordo, avevano avuto quel problema che eravamo spariti, poi hanno risintonizzato, Sì. magari non una volta, anche due volte, perché non sempre al primo colpo Però va bene. questa è una roba del mistero, Sì, eh? Perché mia questo non mamma ha si in sa casa perché. due televisioni, tutte e due vecchie, perché sono abbastanza datate. Su una non c'è verso. Sull'altra non è cambiato nulla e questa roba non è, è il mistero della tecnologia, quindi siccome non siamo degli antennisti, io Infatti. non vi so dare una spiegazione, però funziona così. Infatti, Sì. perché è capitato che dicevano, risintonizzavano, non vi vedo, non vi Ma lì vedo, lo dipenderà dalla facevano di televisione, proprio dal, se fai, nuovo sono due marche e diverse. andava. Quindi Boh. cosa c'è Quindi dentro? fate, voi Sì. fate le prove, chiedete aiuto, magari a qualcuno che lo Ma risintonizza, ma certo, non infatti anche le persone mollate. diciamo meno, tipo mia mamma, tecnologiche, poi chiedono ai figli, ai Sì, nipoti, ma ci magari la vicina, insomma certo. qualcuno c'è sempre, non è così complicato. No, questo a parte ovviamente per chi ama seguirci, poi uno potrebbe anche perdersi qualche puntata di Casalotto, non succede niente, però insomma essendo la televisione uno strumento di grandissima compagnia, io penso ad altro, insomma, parlavo anche nei giorni scorsi, tipo mia mamma ha perso la Rai, quindi era disperata. E le avevo detto vai sul 500 perché 1, 2, 3, 4, insomma quelli lì, per chi sparisce prima li vedete dopo. Insomma, si sta cercando in tutti i modi di tamponare questo grosso cambiamento, poi una volta passato insomma È tutto ritorna vero. nella normalità, è roba di pochi giorni, quindi ancora un po' di pazienza e va bene così, insomma, Sì, ma ecco. Però sì, appunto dai. pensando a altri canali, ognuno poi ha insomma il suo programma del cuore, perderli diventa un po', e quindi insomma attrezziamoci prima, ecco, perché noi
noi continuiamo a dirlo proprio per non arrivare poi magari a quel giorno che non vedrete più niente, dopo uno deve correre ai ripari. Se potete farlo prima, insomma, attrezzatevi prima, tutto anche qua. Anche perché voi li aiuterete. Ci proviamo, ma guarda, a comprare sarebbe, un TV, una televisione guarda, nuova. Sarebbe veramente una cosa molto molto bella, perché mi ricorda un po' il rientro del lockdown, insomma eravamo tutti un po' in ansia, l'otto non si è fermato manco in guerra, invece lì si era fermato un mese, avevamo buttato lì un ambo che era proprio l'ambo della ripresa ed era uscito la sera stessa ed è stato un bellissimo colpaccio perché insomma ha fatto bene a tante tante persone. L'ambo che vedremo poi, il cosiddetto ambo TV, è ovvio che è dedicato a tutti, perché c'è chi dovrà cambiare la televisione, chi il frigorifero e chi, insomma, arrotondare per le bollette in aumento, ci mancherebbe altro. È sicuramente un ottimo ambo. Noi lo abbiamo chiamato Ambo TV perché vuole essere un aiuto, speriamo, è l'unico modo che noi abbiamo è potervi dare una cosa magari più buona di un'altra e che possa arrivare subito questa sera. Sarebbe davvero molto molto carino. Sapete che negli anni di colpacci io e Marco ne hanno fatti, tante volte sbagliamo, ci mancherebbe, ma mi piace sempre pensare che quei 2 euro che noi mettiamo lì li possiamo perdere, questo ve lo ricordo sempre, o si trasformano e lì sono davvero gioie. E l'abbiamo dimostrato tante volte, non è che abbiamo vinto l'ultima volta 2 anni fa, ok? Infatti, che bello. E che poi insomma siamo abituati bene in questo mondo di gioco, perché se penso a gennaio e febbraio, penso solo ai 3 terni, poi tutto il resto, ma i 3 terni che abbiamo vinto con i 2,9 e 90, di cui 2 terni su ruota e 1 a tutte, fate i conti. Poi non esce 93 volte, insulti, minacce di morte, ti do fuoco, ti ammazzo e hai appena vinto 4.500 euro. Però va bene, insomma, io accetto tutto. Sì, sì, va bene, l'essere umano è questo, quindi io incasso volentieri. Sì, però mi piace ricordare, visto che mi posso permettere insieme a Lio, di farlo, perché qui ciò che accade è la verità. Ecco, mi hai detto bene, sono... abituati bene in generale, non solo nel gioco dell'otto, ovviamente questo è un mio esempio, ma siamo, io parlo dell'essere umano, abbiamo un grado di sopportazione che è pari a 0. C'è una soglia proprio di sopportazione che è veramente livellata al minimo, perché se un giorno sei meraviglioso, il giorno dopo sei una merda. È un mondo fatto così, quindi non c'è un equilibrio. Però va bene, è questo. Ci stanno abituando anche a voler sempre di più e subito. Sì, quindi sì, una roba che se in non generale. Avviene, appunto... Ti dà rabbia. Sì, non c'è il gusto dell'attesa. Sì, questo grazie anche a Amazon, che consegna tutto subito. Non me li toccare! E appunto, no, non te li tocco, però insomma, se penso che si sta distruggendo il mondo, vabbè. No, ma adesso sai che una cosa positiva, Amazon, almeno in America, però speriamo torni, arrivi anche qua. Io un po' qua. Che non compro, non c'ho più voglia, vabbè. No, io compro ovunque, non solo con Amazon, anche a me piace comprare nei negozietti, nel centro commerciale, dappertutto. E basta che ci sia la professionalità e il rispetto, che è una cosa che non adesso, ma mi ricordo anche prima del Covid, io infatti non mi veniva la voglia di entrare in un negozio perché manco ti guardavano. Io sono una che saluta quando arriva, sono stata abituata così. Se non mi rispondi, io già... Allora me prendo e me ne vado, chiamo Amazon. Ma mi è successo, ma non dico, guarda. Questo però dallo sportello della posta, alla cassiera del supermercato, alla commessa, lì purtroppo è l'essere umano. Ma non va bene, so. Fai un altro lavoro. Certo. Perché certo. Non è che, avere a che fare col pubblico. Ringrazia qualcuno che ce l'hai un lavoro, infatti, considerando i tempi. Per cui il tuo lavoro è essere gentile e sorridere, non è che devi tirare giù le tegole. Ma mi dici ciao, salve, qualsiasi cosa, mi fai... così, però rispondi, non che non mi guardi neanche in faccia, ma questa cosa proprio... Io posso invece dirti che la preferisco, io piuttosto che essere violentato quando entri nei negozi, che ti si piantano lì perché pensano che stai rubando, perché questo è il nesso, infatti. E ti posso aiutare, la posso, perché ormai sono vecchio, del tu non me lo dà più nessuno, signore, già che non mi dicano signora, la posso aiutare, trick e track, e a me mi viene l'ansia, dico ma posso guardare dopo, sì, vedi che ti seguono, insomma, questa roba mi urta un po', preferisco che non mi caghi neanche, mi interessa che mi saluti, poi... Ma invece non ti stavo dicendo che Amazon in America, che speriamo lo facciano anche dappertutto, aumenteranno gli stipendi di quelli che lavorano per Amazon il doppio, non di 100-200 dollari, vabbè, il ho capito, doppio, è quindi, un impero mondiale. Oh, che bello, vabbè, fatelo anche qui, ragazzi, almeno vale loro, più, visto che gli altri ma non vale aumentano. Più di un governo un'azienda del genere, quindi è una decisione, ma sì, però non è che noi possiamo pensare che la nostra vita
vita e quindi il futuro lavorativo del mondo sarà lavorare come magazziniere da Amazon o in bicicletta per consegnare la roba, perché insomma mi sembra che sono i lavori in assoluto in questo momento più papabili, ci sarà dell'altro. Ma dell'altro, se tu vedi, c'è stato anche lo scandalo di quegli annunci dove volevano, allora, 8 ore con possibilità di 12, ragazza carina a 400 euro al mese. Allora tesoro, me ne vado ad Amazon, ma no, mille questo volte. Poi giustifica perché la gente chiede reddito di cittadinanza, non ha senso. Infatti, sì, è un mondo che sta andando tutto sta andando a sfascio. È vero. Poi io assolutamente Amazon, ci mancherebbe, mica lo voglio criticare, ma è una genialata mondiale l'idea di poter trovare i prodotti di tutto il mondo e averli a casa grosso modo in 24-48 ore, tempo una settimana, anche se meno. Addirittura arriva, no, ma se arriva dalla Cina direttamente sì, o dall'Australia, insomma dov'è, è pazzesca quella roba lì. Però poi ci vorrebbe dall'altra parte, ok, che sono state chiuse delle attività, però poi tutti sappiamo che quelli lì non è che pagano sto granché di tasse, insomma è l'equilibrio che è scorretto, ma quello, ascolta, è un potere che dovrebbe contribuire. Però allora lì c'è una cosa che è troppo lungo adesso da raccontare, ma sono dei si mettono d'accordo appunto i governi con, in questo caso, Amazon. Allora, quello che tu non fai pagare a loro lo risparmi in quello che tu dovresti pagare come sussidio di disoccupazione tutte le persone che non avrebbero il lavoro. E sti cazzi, allora tutte le aziende, quindi, che danno occupazione, abbi pazienza, è la stessa roba. E loro danno occupazione, capito, se loro ti fanno tante. Lavorare migliaia di persone. Migliaia, le piccole imprese danno lavoro a milioni di persone, ovviamente non sono tutti nello stesso gruppo, no, è una teoria che non... Non è una teoria, sono numeri, sono... Ma roba da politicanti, perché per me l'impresa è l'impresa, che certo se dà lavoro a 1000 ha un certo peso, se dà lavoro a 10 ne ha un altro. Certo, ma quei 10 in alternativa sarebbero in mezzo a una strada. Infatti sarebbero in mezzo a una strada. Sì, però quella piccola impresa che deve dare lavoro a 10 persone c'ha delle tasse, delle robe disumane, il negozio che magari c'ha 2 commesse è massacrato di robe. E lì, ascolta, e Amazon no. Deve avere una mobilitazione, una roba, perché adesso ci sono aziende che preferiscono chiudere che produrre. Che ci pigliamo a schiaffoni, senti i toni. Allora, linea a Bruno Vespa. Guarda, basta, diamo mi giro dall'altra parte. No, vabbè, lascia. Io voglio, non voglio parlare di politica, numeri, perché mi piace per niente. No, parliamo di politica. Un bel pezzo di terra, 2 galline, una capretta, un po' di orto. No, allora. Cosa no? No, la gallina per fare, per le mangiartela. Uova? No, io non la mangio la gallina. Ecco. Non avrei neanche il coraggio, se poi muore di morte naturale la seppellisco. No, io non la mangerei. Tu non l'hai mai mangiato? Ma certo che mangio la carne, poca, perché non mi piace. Ma il pulcino che ti cresceva diventava una gallina, un gallo, un pollo, che cos'era, non lo so. Non lo mangio. E lo mangiavi? Io no. Sì. Ma io no. Sono stata cattiva. Beh, ma infatti per quello non andiamo molto d'accordo. Penso che l'hai mangiato anche crudo, così. No, non lo farei mai. Il pesce, anche il pesce, scusa. No, pesce io non mangio pesce. Pesciolino, ma è vero, no, poverino. Ma a me fa una pena. Per come no, a me fa proprio schifo. No, me fa io pena. Ho questo concetto che se penso che tutta la cacca del mondo finisce nel mare, quelli la mangiano, io devo mangiare... No, non ce la faccio. È più forte di me. Non riesco proprio a pensare di mangiare pesce, perché io fin da bambino ho in mente che tutta, sia la cacca quella vera, che tutta la schifezza chimica, tutte le robe finiscono nel mare e poi io devo... No. Ma va che io devo andare a lavorare. Cioè, qui ci butta fuori. Scusate, regia, già sta. Mi sa che con l'8, se andiamo avanti con l'8 marzo, non siamo più in onda. Andiamo, dai. Andiamo a parlare di 90, che abbiamo perso un franco di tempo in stupidate. E l'estrazione è questa sera. E chissà quante amiche a casa stanno a dire, ma la piantate o no? Ci dai i numeri o no? Andiamo. Allora, torniamo a noi e andiamo subito a vedere come questa sera si potrebbe comportare il 90. Un 90 che in settimana non è stato molto generoso, ma che da questa sera, nona estrazione del mese di febbraio, deve ritornare. È, lo conosciamo, un andamento importante, la curva, insomma, della frequenza di questo numero è ormai seguita da tantissimo tempo. Attenti, qui vado veloce, perché davvero i consigli sono stringati, è inutile che io mi perda in chiacchiere, perché è vero che questa sera il 90 è uno dei numeri più importanti. Vediamo 2 strade.
47-43, somma 90, Nazionale Venezia. Qui giocheremo solo un ambo. Fate molta attenzione perché l'ambo di Nazionale Venezia è straordinario. Oltretutto è semplice, stiamo giocando un ambo, quindi troppo male. Se non dovesse arrivare, non ce ne facciamo. Occhio perché Napoli e Torino, quel 12-78 in terza, rappresentano invece la strada migliore. Qui c'è un 90 dalla somma, possibilmente giocabile anche in terza posizione come strato determinato. La giocata è fatta di un ambo, un terno, tutto qui. Ecco, questo è importante ricordarlo, considerando anche i tempi di magra in cui viviamo. Di certo non deve essere il gioco, no? Quello a farci spendere troppi soldi. No, lo dobbiamo usare il gioco per arrivare a dei guadagni o perdere poco, attenzione, perché è sempre un problema di proporzioni. Perché? Perché di ambate, per esempio, ne regaliamo tante. Il 9 in ambata l'avete vinto al primo colpo l'altra sera, prima si era vinto il 19 di Torino, insomma ce n'è per ogni estrazione, ma il gioco dell'ambata è sempre un gioco che per far sì che possano entrare un po' di soldi va giocato alto. Invece l'ambo e il terno con poco, che è quello che andiamo a rischiare, ovviamente si vince quando arrivano tantissimo, oppure si perde poco. E sicuramente se anche abbiamo perso due o tre estrazioni, alla quarta ci rifacciamo alla grande. E allora vi aspetto con l'io, tasto 3, l'ambo Venezia Nazionale per il gioco del 90, l'ambo e il terno a Napoli Torino, tutto qui. We'll be right back.
cosa. Forse profumo di rosa, 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 rosa. Il volo di una mariposa che mai si posa. Una presenza sinuosa. Aggiungi al 9 uno zero e spaccherai il mondo intero. E dentro al cuore poi canta la gloria del 90. Cambiati, metti un vestito da sera, rinnova l'atmosfera. Stratosfera, entra in una nuova era. Mostrati per quella che ti senti dentro. Cogli il tuo momento, impegnati a fare centro. Vai dove ti porta il vento. Rieccomi, vediamo se riesco a recuperare insomma un po' di tempo che ho perso in chiacchiere, però il tempo c'è, ma soprattutto le linee, perché possiamo parlare anche di le ristrette. E qui mettiamo in campo davvero io e Lio il massimo della nostra ricerca, ci proviamo stringando sempre al minimo quella che diventa per voi una giocata. Certo, spesso è criticabile, va benissimo, però c'è impegno nel ricercare in quello che è il delirio. Io voglio ricordare quanti milioni sono i numeri che si compongono e le combinazioni tra i 90 numeri di ogni ruota. Bene, arrivare a voi con un ambo, un terno e magari vincerlo fa capire che ancora qualcosa di gioco del lotto ci capiamo. Poi non arrivano, abbiamo giocato un ambo e un terno. Ma attenti ai risultati, e questo il pezzo forte. Intanto l'89-22-77 è un lotto flash storico, apre tutte le sue linee, credo unica volta in questo sabato pomeriggio. Quindi vi chiedo moltissima attenzione, perché andiamo insieme a vedere due condizioni che in realtà sono caratterizzate dallo stesso tipo di numeri. Quindi parleremo dei simmetrici, della terzina simmetrica del 9, che va a sviluppare un ambo secco a Cagliari-Roma e un solo terno a Cagliari-Genova. Voi adesso vedete Cagliari-Roma, eccolo lì, triangolo dell'intera terzina simmetrica a passo 30, cioè la 9-39-69. Questo è un evento anche per la posizione che hanno occupato, primi e quinta posizione. Occhio, perché su Cagliari e Roma, ripeto, non ci sono 90.000 numeri, un ambo, quindi è solo uno. E poi andiamo a Cagliari-Genova, dove invece dalla simmetrica, vedete che sono la stessa traiettoria, 39-69, qual è l'elemento che manca? Il numeretto 9. Ottima ambata, solo un terno. Cosa sono le ristrette di Lio e di Marco? Un ambo e un terno. Vi ho già detto come e dove per averli al tasto 3. Sono tre cifre belle e sono perfette. Aprono veloci quella cassaforte che distribuisce a tutti buona sorte. 8-9-2-2-7-7. 7-7, chi le ama poi di amarle sai non smette, è la giusta tua combinazione, sono tre cifre sempre in mezzo all'azione. 8-9-2-2-7-7. We'll be right back.
tre cifre belle e son perfette. Aprono veloci quella cassaforte che distribuisce a tutti buona sorte. 8 9 2 2 7 7. 8 9 2 2 7 7. Ce la torniamo con la promessa di essere molto breve. Allora andiamo a vedere la notizia. Finita. Parleremo del film Suspiria, un altro di quei capolavori realizzati da Dario Argento. Ieri abbiamo parlato di Profondo Rosso, oggi appunto tocca Suspiria, che esce nel 1977 e segna un ulteriore step nel percorso filmico di Argento, dal thriller degli inizi con la famosa trilogia degli animali, passando per il capolavoro di transizione Profondo Rosso, incerto fra thriller e paranormale. Con Suspiria si arriva finalmente al paranormale tout court, considerato insieme appunto a Profondo Rosso il capolavoro del regista romano. Il film esce, è il primo film della trilogia delle tre madri, sì. Le abbiamo visti tutte e tre ovviamente, seguito da quello del 1980 Inferno, sì. Poi La terza madre del 2007. Meravigliosamente fotografato da un altro genio, da Luciano Tovoli, il film si avvale dell'uso di lenti anamorfiche e luci, ecco qua, e luci ad arco, davanti alle quali sono state poste stoffe colorate vicinissime ai volti degli attori, in modo da dare l'impressione che fosse stato gettato del colore rosso in faccia. Infatti prima abbiamo visto una foto che lo rappresenta. Poi il tipo di pellicola impiegata è una Kodak a bassissima sensibilità, infatti richiedeva moltissima luce per essere impressa, ma aumentava nettamente la profondità di campo delle immagini. Girato interamente in Germania, tra la Foresta Nera, Friburgo, Monaco di Baviera, il film lanciò, l'abbiamo vista, Jessica Harper, di cui Dario si innamorò cinematograficamente per quella sua aria da bambina, eccola qua, da bambina adulta, e i suoi occhioni da manga giapponese. Poi, come per Profondo Rosso, le musiche sono firmate dai Goblin. Veramente molto molto bello, e come spiegava Gio prima, fatto in modo artigianale, che era credo quello che ha fatto anche grande l'Italia, non solo nel cinema, che era quella genialità delle persone che, sì, con poche cose, con una stoffa, riuscivano a creare delle cose meravigliose. È una delle caratteristiche, certo, magari meno apprezzate per chi vuole la perfezione, però ovviamente qui c'è davvero l'artigianato proprio del, sì, del cinema. Poi insomma in post produzione, come dicevamo qua, insomma dietro le quinte tutto puoi fare, certo, ovvio, puoi ottenere risultati straordinari, ma poi al lato pratico non esiste nulla ed è tutta una roba di montaggio, insomma grande tecnologia che sicuramente aiuta. Mi viene in mente, che ne so, un Harry Potter, no? Ah, che non, certo, c'entra niente sul genere, meraviglioso, ma è tutto finto, cioè non esiste nulla di tutta quella roba lì, sì, e quindi insomma sono mondi completamente diversi. E ecco, non è tra i miei preferiti, no. Difatti quando l'hanno rifatto, sai che recentemente, sì, due anni, sì, fa è stato rifatto, sì, che ho visto, no, non è, io onestamente dei tre della trilogia delle tre madri preferisco Inferno. Ma dai. Inferno è uno di quelli che a me personalmente, e si vede molto meno, piace di più, che è quello con le tre madri che vivono nel cornicione di questo palazzo, credo romano, dove c'è l'Eleonora Giorgi in Inferno. Mi viene in mente, no, così. Sì. Presente, ok. Sì, e credo che dopo di questo, Gio, correggimi se sbaglio, questo è Suspiria. Sì. Dopo, secondo me, ha fatto Fenomena, che è quello che subito dopo. Bellissimo. Anche Fenomena. Con quel bambino, sì, tanto amorevole. Cioè, un bambino stupendo. È vero, eh? È vero. Tanto carino, sì, quel viso tenero, dolce. È vero, è una fatta di belli. Sì, 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 che bravo. Ci piace, bravo, sì, bravo. Dai, in attesa del prossimo film, Occhiali Neri. Sì, 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 sì. Vedremo, sì, come, sì, sarà, sì, eh. Sì, sì. Allora, basta, non dico più niente. Mi è venuta voglia, dai, di rivedere Inferno.
Non ce l'ho, ma perché bello. Io mi dimentico dei film. La Qual storia è? Credo di un... Sì, guarda. Dimmi. Mentre questa è la scuola di ballo dove la tipa arriva... Questo qua, Suspiria. Non è la scuola delle tutte ragazze? Sì, non di ballo. No, di ballo. Ma di... forse sì. Quell'originale è una scuola di ballo, mi sa. Sì. Che è una scuola, comunque è un collegio di ragazze, dove poi le signore vanno dietro, c'è qualcosa che si gira, il giglio, che dietro fanno insomma le cose delle streghe. Sì. Esatto, che è la direttrice. Bello. Sì, che è stato rifatto. Okay. Mentre Inferno è la storia di un palazzo bellissimo, quindi architettonicamente... Dobbiamo fare un Che è successo? C'è Inferno nell'80, Tenebre nell'82, Fenomena nell'80. Allora, Profondo 80, Rosso, ciao. Tenebre, poi? E poi Fenomena. Fenomena. Dopo, allora, okay. Quindi in questo bello anche ordine. Tenebre. Perfetto. Vabbè, Inferno, tornando, è la storia di questo condominio spaziale, bellissimo, che credo sia romano, però potrebbe anche essere francese perché è particolarmente baroccoso, ce l'ho in mente, ma l'ho visto forse un paio di volte, ma mi è rimasto impresso. Quindi ci sono gli abitanti, se non erro, di questo strambo condominio. C'è un'ala di questo condominio che non si capisce esistere, che è il cornicione. Quindi c'è un intercapedine, un piano, che sulle piantine non esiste, questo piano del condominio nessuno ci va. E lì ci vivono le tre madri, che sono Mater Suspiriorum, Lacrimorum e Tenebrorum. Queste me le ricordo, che alla fine, come che finisce? Mi sembra che tutto va a fuoco. Ricordo che si flamba tutto quell'intercapedine lì, quindi in teoria le tre madri vanno. E anche ricordo. Lì musica che ho esattamente in testa. Quindi sì, mi ha segnato l'infanzia, sarà... Avrò sti capelli per colpa di Dario, è responsabile dei miei capelli. Vabbè, il taglio un po', no? Po il taglio parte. Ci sta. Roma, ok. Oh, adesso le voglio vedere anch'io, ho il cofanetto. Ma non ho il lettore. No. È quello che dicevo qualche giorno fa, non so più dove metterli dentro. Però è vero, infatti, ci vuole il computer... No, ma aspetta, c'hai i dischi, i DVD? Sì, VHS ormai... No, VHS... No, vabbè, quello lì basta avere io, la PlayStation. Ah, vero? Sì, metti dentro la PlayStation. È vero. Quindi lo in qualche modo si fa. No, dai che lo devo guardare. Questa sera, dopo l'estrazione, la nona di questo mese, vado a casa e mi vedo, faccio tutta la notte di Ma Dario possiamo Argento. Anche stare qua tutto il pomeriggio dopo la diretta e cercarli, li proiettiamo su un muro, non lo so. Magari, che bello. Va bene. Vabbè. Allora, entonces... Sì, no, ecco, a proposito, tanto che così perdiamo sempre tempo. L'altro giorno parlavamo di quattro mosche di velluto grigio. Che poi mi è venuta ricordo. Voglia. Sì. Non me la ricordo. Non me lo ricordo, difatti. E il meno, diciamo, ripetuto a livello televisivo, vado a casa, lo cerco, non nei DVD. Ecco perché avevo detto, mi sembrava di averlo in DVD, invece non l'ho trovato, perché insomma sono negli scatoloni. Lo cerco sui vari motori, dovevo pagarlo. Oh, caspita. Allora io sono tirchio e non l'ho pagato, quindi non l'ho visto. Che strano, una roba così L'unica roba, vecchia? Sì, l'ho trovato su YouTube. A pagamento? Sì. Io quello che ho cercato su tutti gli altri, tutti i motori che ho, dove pago tutti gli abbonamenti, ma anche si può spendere 200 euro di televisione al mese, certo. E però non c'era da nessuna parte, infatti ho detto fanculo. Strano, a me quello che mi darebbe è che la Rai, quella sì, però dico, Rai non Play. Ci sono, il Rai Play. Sai che sono un pirla, non ho guardato, cioè, perché lì c'è sulle robe gratuite, sì, ma anche su Mediaset Play magari c'è. Perché lì puoi cercare, è vero, sai che non li ho aperti? Io ho cercato tutto, certo. Netflix, Rakuten, e Prime e quello, e l'Apple TV. Io so che su RaiPlay c'è qualcosa Tutte robe di cui pago nero. Gli abbonamenti mensili, certo. Per cui mi è venuto, ho detto vediamo se c'è lì dentro, non c'era. L'unica roba YouTube l'ho trovato, era a pagamento, mi sono scocciato, non l'ho comprato, però non ho guardato lì che potrebbe esserci. Sì. Bella idea, vedi, hai visto. Ogni tanto qualcosa di buono faccio, dai. Allora, vai, come sei messo con le linee, cose? Come linea l'ho come persa linea. Da anni e devo dire che ho un giro vita che è inaccettabile. Sulle linee invece telefoniche, sì, diciamo che ce le ho tutte e andiamo a vederci Lambo TV. 10 chili io, 10. Cosa? Chili in hai più. Presi? Sì, in questi due anni di lockdown. Non si può. Però, allora, la cosa che dico sempre, mi metto a dieta ma non lo faccio perché... Senti, ci sono poche soddisfazioni, mangiare, esatto, forte. Io purtroppo sono uno di quelli che trova soddisfazione nel cibo e che quindi bravo. Si lascia andare, non si fa troppe paturnie, perché anche lì è soggettivo, nel senso che c'è chi
ama vivere con una foglia di insalata, però io poi sono persone che vedo perennemente depresse, quindi non prendiamoci per i fondelli. Sono pochi quelli felici di non mangiare. È vero. Sì, della gente in giro che è fulminata completamente, però ognuno faccia quello che vuole. Stavo parlando del Lambo TV. Ah, scusa, ecco, allora ma adesso, mi piace. Sì, ci dobbiamo andare perché spero di gestirlo almeno in due riprese. Quindi doppia tranche di linee, partiamo al costo di un caffè, è arrivato, lo stavamo aspettando, l'abbiamo chiamato stupidamente Lambo TV perché continuiamo a dire che c'è da cambiare la televisione, bisogna aggiornarla, comprare il decoder, proviamo noi di Casalotto a regalarvela, tra virgolette. Insomma, è ovvio che vi serve quest'ambo. Poi, ce l'avete già la televisione, dovete cambiare il frigorifero o qualcos'altro, è ovvio che è un ottimo ambo, ma l'intenzione è quella di sopperire a questa spesa, diciamo, improvvisa per quanto riguarda la TV. E allora, se l'ambo arriva a tutte, compreremo solo il decoder. Se lo becchiamo su ruota questa sera con 2 euro, e beh, vi cambiate la televisione. Andiamo a vedere dov'è. Allora, basta chiacchiere, andiamo ai fatti, perché intanto un fatto è l'89-22-88, costa poco più di un caffè. Tasto 3, portale economico, perché insomma con poco più di un euro avrete il contenuto, e il contenuto è lui, il cosiddetto Ambo TV. Ripeto, è straordinario, lo stavamo aspettando, è arrivata la parte tecnica su Bari, Venezia, e questa sera c'è la nona estrazione. Potrebbe essere quello che prendiamo subito? E beh, bisogna provare. Qui non si parla di 9, di 90, di 88, 89, che non sto sminuendo o beffeggiando, ovviamente quella è un'altra roba. No, due numeri che appena li avrete in mano direte, boh, non hanno niente a che fare. E beh, ma quanti ce n'è di numeri che escono? Ovviamente, fidatevi perché è un'ottima possibilità. Ci abbiamo messo il nostro massimo impegno, speriamo di poterlo commentare subito questa sera con un grande risultato. Ed è proprio l'ambizione massima, potervi fornire una vincita importante per cambiare la TV, e non solo, ovviamente. Tasto 3. Scende la notte più buia che c'è, in giro non si vede più niente, ma non tremate, non temete, perché nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, sfrecciando al ritmo di Twist and Shout. A tutti i numeri per fare un bel match, è l'otto flash. Vedo solo gli occhi, ma non facciamo brutti pensieri, del buio sol paura gli sciocchi, perché una luce arriva dall'alto, è lui che scende con un gran salto, ci acciuffa molto prima del crash, è l'otto flash. Una cometa ad un jet, è l'auto flash, l'auto flash. Scende la notte più buia che c'è, in giro non si vede più niente, ma non tremate, non temete, perché nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, frecciando al ritmo di Twist and Shout. A tutti i numeri per fare un bel match.
Abbiamo una notizia, dai, veloce, prima di lasciare tutto il tempo a te, perché parliamo, allora stai attento, della Lollo, la Lollo Brigida e la sua passione per i gioielli bulgari. Eh beh, ragazzi, sai, lei può, chi può, chi non può, chi può averli e chi può guardarli. Bravo, bravo, allora... sappiamo di questa, guarda che meraviglia, di questa sua passione appunto per Bulgari e che non ha mai rinunciato per esempio a un paio di orecchini voluminosi o a collane imponenti, accessori indispensabili per completare i suoi look. Memorabile la parure di diamanti che l'attrice ha indossato ai Golden Globe del 1954, anno in cui le vinse, questa qua, No. Non è questa parure? No, quelli sono smeraldi. Questo ho detto, hanno di diamanti, è vero, scusa. Me l'aspetto bianca. O giallina, allora, ecco. Infatti, vedi, avvisami. Ah no, questi sono gli orecchini, ecco. Quella di prima è la collana di smeraldi che ha indossato all'Opera di Monte Carlo nel 1966. Che bello questo. Notevoli anche gli orecchini pendenti, fatti quelli di prima, fatti con gli smeraldi colombiani. A pera, incastonati in 67 diamanti. La Lollo ha cominciato a collezionare questi gioielli fin dai primi anni 50. Non so, sto vedendo, sarà questa la parure? No, parla di un collier di diamanti. Prima ma magari c'erano... sai che si può mettere anche su, no? Di solito no, lo metti... No, beh, il diadema, ma no. La diadema la metti su o credo, giù? Guarda, adesso c'è un'altra immagine. No, però vedi, qua sono pietre di colore che potrebbero essere... Zaffiri, so rubini, dov'è, vabbè, infatti. Chi se ne frega, comunque ne abbiamo viste di meravigliose, sì. Che chissà se ne ha ancora qualcuna, perché insomma sappiamo un po' tutti la sua storia di roba che è stata venduta, ma sì? No, sì, insomma, però credo che ne abbia ancora belli. 23 gioielli all'astra. Ne ha tantissimi, per vivere ovviamente, perché in effetti è... No? È un investimento quello anche,
Ma per quello anche i problemi che ha avuto con i mariti, forse, non no? Non c'è il marito, non... c'è quel famoso spagnolo che ha sposato per procura, lì c'è un casino che non si è ben capito se ha ancora vinto una causa, che anche lì una donna di 90 anni, ma può essere ancora in causa, ma sta roba infatti, è terribile. Cioè, allora, trova la soluzione, o è sì o è no, chiudila lì. Poi c'è di mezzo, insomma, il figlio, il nipote che ce li ha un po' contro. Più che altro perché la fanno passare per una povera interdetta, è tutto fuori che questo. Certo, ecco, perché poi è ovvio che può perdere qualche colpettino, c'ha più di 90 anni, di conseguenza credo sia normale e inevitabile, ma la testa lucida e la presenza di questa donna la vediamo, perché ogni qualvolta la si vede in televisione, poi un po' di smalto penso che a 90 anni si possa perdere, riconoscendo che oltre ad essere stata una grandissima attrice, lei è una scultrice, una pittrice a livelli straordinari, quindi non è una che vive sugli allori e prende ancora le royalty di un film che ha fatto 100 anni fa, no, è una che è andata avanti a lavorare, quindi se ha fatto soldi se li è meritati tutti, è una grandissima artista, c'è di fianco questa persona che lei ha in casa, che è stata accusata insomma di plagio, di, della qualunque, credo che invece no, l'abbia aiutata, sì, perché poi in casa lei adesso non c'ha il figlio e il nipote, c'ha questo ragazzo che ha una moglie con cui ha avuto una figlia, che casualmente si chiama Gina, ovviamente, a lei, che poi lei deciderà di lasciare tutto, ma sarà libera di fare quello che vuole, ognuno di noi è libero, non è che perché tu hai un figlio e un nipote hai degli obblighi, se poi questi al contrario ti hanno trattato malissimo, abbi pazienza, insomma, a parte la legittima potrà decidere lei di come disporre. Ma in Italia, non so dove lei ha la residenza. No, tu puoi decidere di disporre dei tuoi beni come vuoi. Nipote non c'entra niente. Se hai il figlio la legittima, quindi lei può scegliere che una quota è obbligatoria per una legge. Una quota, sì, capì? Infatti. Ma questa qui non c'ha appunto due monolocalini, insomma, sicuramente ha un patrimonio, la Lollobrigida, di tutto rispetto, che dovrebbe disporre, questo è il problema, che ce l'ha bloccato. Quindi si trova una donna con un patrimonio bloccato a cui deve chiedere il permesso di poter comprare qualcosa al tutore legale e quindi si trova a vendere, se ha della roba libera, magari di gestire all'asta. È una follia all'italiana. Sì, ecco. È vero. Perché allora o chiami tribunale, quattro medici, la fai visitare, dici questa qui c'è con la testa, non c'è con la testa, che anche lì poi ognuno dovrebbe fare quel che vuole comunque, però, ma così no, perché tu hai rovinato 20 anni della vita di questa persona ed è scorrettissima. È una delle robe più schifose secondo me che si può sentire. E dove ci sono soldi la gente si aggrappa, quindi già fa capire che dietro c'è qualcosa che non quadra, no? E che quindi l'abbiano sfruttata. Punto. Punto. Via, andiamo, vai. 3 minuti, gli ultimi, torniamo all'Ambo TV che può essere questa sera la più grande sorpresa. Bari Venezia costa solo quanto un caffè, andiamo. Eccoci, 89-22-88, ultima possibilità. Poi ci rivediamo qui puntuali alle ore 20. Speriamo di vincere subito, ma ripeto, un po' di positività. Ecco, perché se dobbiamo giocare con la gnolla, tanto non viene fuori, non chiamate nemmeno. Mettiamoci tutti un briciolo di positività che non fa mai male. L'Ambo TV, vi ho già spiegato il perché di questo nome, è sicuramente un ottimo ambo. Nona del mese, Bari, Venezia. Ultime linee, 2 minuti di tempo, tasto 3. Brutti pensieri, del buio son paura gli sciocchi, perché una luce arriva dall'alto, è lui che scende con un gran salto, già ciuffa molto prima del crash, è l'otto flash. Una cometa ad un jet, è l'auto flash, l'auto flash. Scende la notte più buia che c'è, in giro non si vede più niente. Nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, frecciando al ritmo di Twist and Shout, ha tutti i numeri per fare un bel match, è l'auto flash,
La puntata si conclude qui, quindi grazie per essere stati con noi, buona continuazione, in bocca al lupo per questa sera, vi aspettiamo alle 20 puntuale per la nona del mese, ci sarà, dai, ci sarai tu e io. Ah, non lo so, non lo so, vedremo, qualcuno spero. Sicuramente arriverà. Allora, intanto io ne approfitto 10 secondi per salutare, ringraziare e ricordarvi che tutte le linee rimangono aperte, quindi dal portale al costo di un caffè, attenti anche all'895-095 che è qua dentro quel bellissimo 90. A dopo, grazie ancora, ciao!